Schifoso, schifoso sciacallo, schifoso sciacallo. E lo dice Giorgia Meloni a Roberto Saviano. Io la notizia l'ho letta e così come l'ho letta ve la metto come link nel riassunto di questo video. Proprio così, schifoso sciacallo, riesce a dormire di notte? Perché Roberto Saviano ha attaccato Giorgia Meloni sulla questione dei migranti. Beh, cara Giorgia Meloni, non si può dire nulla a Giorgio Saviano, non si può proprio dire nulla, perché se i migranti vengono da noi, è colpa nostra, Giorgia Meloni. Se i migranti vengono da noi, è colpa nostra, di noi, ariani, indoeuropei, razza pura, che non vogliamo più fare certi lavori. Se tu vai nei campi, nelle campagne italiane, Giorgia Meloni, vedi i neri, uomini neri che raccolgono arance, olive e pomodori, perché i giovani italiani non li vogliono più fare questi lavori, usano lo smartphone e vanno a fare dei happy hour. Poi, se vai nelle case dei vecchietti, Giorgia Meloni, vedi che i vecchietti hanno quasi tutti delle badanti, quelli che non stanno in casa di riposo, hanno quasi tutti delle badanti straniere, perché le donne, le girl e le lady italiane non vogliono più fare le badanti. Lo sai, Giorgia Meloni, che in Italia ci sono 1,5 milioni di badanti, oltre un milione di queste badanti sono straniere, Giorgia Meloni. L'unica cosa che tu puoi rimproverare a Roberto Saviano, l'unica cosa che tu puoi rimproverare è che Roberto Saviano ha copiato il suo primo celeberrimo libro, Gomorra, per il suo primo celeberrimo libro Gomorra, Roberto Saviano è stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato. Poi Giorgio Saviano ha detto: sì, ho copiato, ma poco, poco, poco. Io, per esempio, non glielo perdono questo plagio Roberto Saviano, ma per il resto, non si può dire niente a Roberto Saviano se difende i migranti, perché se i migranti vengono in Italia, Giorgia Meloni, è colpa nostra, di noi, in Italia e in Europa, perché noi stiamo tutti benino, abbiamo tutti lo smartphone, facciamo le happy hour e andiamo pure in discoteca, ma non ci va di andare a lavorare nei campi a raccogliere arance, olive e pomodori, non ci va neanche di andare nell'estate a fare i mungitori, perché a fare i mungitori vengono gli indiani, da quelli dell'India misteriosa, quelli dello Sri Lanka, i cingalesi, quelli col turbante in testa, Giorgia Meloni, capito? L'unica cosa, Giorgia Meloni, che si può rimproverare a Roberto Saviano è il fatto che è stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato, capito, Giorgia Meloni? Tu vuoi, c'hai i valori forti, Giorgia Meloni, c'hai Dio, patria e famiglia, c'hai il rosario, prega la Madonna che i giovani italiani tornino, vogliano tornare a lavorare nei campi come si faceva una volta, prega la Madonna, rivolgiti alla Madonna e quando noi italiani torneremo a lavorare nei campi, nelle stalle a mungere le mucche, torneremo a fare le badanti, non ci verranno più gli stranieri da noi, capito, Giorgia Meloni? Giorgia Meloni, tu l'hai letta questa mia opera storico-mitologica? Mi raccomando, Giorgia Meloni, leggila subito, subito, subito. E ricordati che l'unica cosa che si può rimproverare a Roberto Saviano è quella di aver copiato, capito? A te, Giorgia Meloni, a Roberto Saviano e a tutti voi, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente, che spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato.